Abbiamo avuto il feeling con i nostri tifosi, ci fanno stare meglio in campo, ci dà più forza, più coraggio, soprattutto nei momenti di difficoltà. Stiamo passando un buon Natale e adesso speriamo bene nel 2011. È la conferma che la Roma può competere? Ma noi l'abbiamo detto, abbiamo fatto questa rosa grande proprio per poter competere su più fronti, Coppa Italia, Champions League e campionato. Non è una cosa facile proprio perché è la prima volta che la Roma ha una rosa del genere, per cui tutti quanti devono saper convivere con questa nuova caratteristica, perché non è facile. Capisco che tanti campioni quando non giocano sono dispiaciuti, però questo deve essere un'arma in più per l'allenatore, per la città, per i tifosi, e non un'arma in meno. A questo proposito ieri Reia si è lamentato con i giornalisti, dice: parlate soltanto di quelli che non giocano, non vedete quelli che vanno regolarmente in campo. Non ha a che fare con Totti. Quanto è difficile gestire il capitano in questo momento? No, ma non è difficile, perché il capitano è una persona intelligente, parliamo, certo che non gli fa piacere, non è contento di non giocare, ma questo non deve essere per nessuno, perché se uno non gioca e è contento, e allora non si va da nessuna parte. No, abbiamo visto che quando ci sono grossi campioni e poi vengono chiamati in campo nel corso della partita, danno quell'apporto, quel contributo importantissimo. L'abbiamo visto contro l'Inter con Vucinic e l'abbiamo visto contro il Bayern proprio del capitano. Noi dobbiamo essere questi. Tutti hanno la possibilità di giocare, tutti dobbiamo sentirci Roma, perché Roma ha questo nuovo progetto, una rosa ampia, l'abbiamo sempre detto. Tutti si sono sempre lamentati che la Roma non avesse una rosa competitiva per competere su più fronti. Questo non significa vincere, significa iniziare un progetto. Io ho iniziato un progetto e spero di portare avanti a lungo. Dobbiamo convivere con questa nuova novità e dobbiamo essere forti e decisi in tutti i momenti. E sarebbe nel 2011 qualche proposito, qualche obiettivo da raggiungere? Cosa dovete migliorare? A migliorare tutto, perché se non stiamo dove vogliamo stare dobbiamo migliorare tutto. L'augurio che posso fare alla città, a tutti quanti, a tutti i tifosi romanisti, è che il 2011 sia migliore del 2010. Se siamo stati la squadra che ha fatto più punti nel 2010, speriamo di esserlo anche nel 2011, però nell'arco di un campionato e non nell'arco di un anno. Fate una soglia, mister, di quanti punti si possa vincere lo scudetto quest'anno? L'anno sono stati 82, quest'anno forse saranno un po' meno. Credo che quest'anno siano di meno, proprio perché ci sono più squadre che stanno al vertice, per cui i punti vanno un po' divisi, per cui per questo ho detto che sarà un campionato molto bello e molto avvincente. Mister, vista la partita di sabato, c'è qualche rimpianto della partenza? Gli impianti crescono per quella partenza? No, non possiamo convivere e portarci dietro il fardello di una partenza non esaltante. Dobbiamo guardare avanti, come l'anno scorso abbiamo fatto una rimonta incredibile, quest'anno dobbiamo avere ancora la stessa forza, anzi qualcosa di più, proprio per tentare quella rimonta che l'anno scorso non è stata possibile proprio per l'ultimo soffio. Mister, lo Shakhtar che avversario sarà? Non sarà un avversario facile, è stato buono, ma con qualche riserva. Dobbiamo saper sfruttare il fatto che il loro campionato si è fermato e riprenderà pochi giorni prima della partita, perché come squadra è molto brava, ha ottimi campioni, ottime individualità, e ha Lucescu che conosce tutto del calcio italiano, per cui non diciamo che è stato un buon sorteggio, buonino. La parola solo sull'importanza di questa situazione. Un progetto ancora lungo, ha detto, con la Roma. Ho detto che questo è un nuovo progetto della Roma. Sì, spero di portarlo avanti a lungo. Questa è la tua speranza. Con Ranieri, ovviamente. Ecco come.